Gentili signore e signori, buonasera. Queste immagini vi giungono dallo stadio Romeo Menti di Vicenza, dove stanno per affrontarsi il Vicenza di Pasquale Marino e la Salernitana di Vincenzo Torrente. Sta arrivando il pubblico qui sugli spalti della Menti per una gara importante per le due formazioni. Le due squadre ancora non compaiono nel tunnel. Il Vicenza ha 19 punti, vuole vincere per avvicinare l'ottavo posto, l'ultimo buono a fine stagione per entrare nei playoff, mentre la Salernitana, che di punti ne ha 15, vuole la vittoria per staccarsi dalla quintultima posizione, che al momento vorrebbe dire play out. Le formazioni, partiamo dal Vicenza, dove Pasquale Marino non può disporre di Rajcevic e Mantovani, entrambi squalificati. Mancano poi Brighenti, Vita, Pozzi, Pinato e Manfredini. Allora in porta, vedete la grafica, c'è Vigorito, la difesa è Laverone, Sampirisi, Elasni e Delia. In mezzo al campo Gagliardini, Modice, Cinelli, davanti Galano, Gatto e Giacomelli. Dunque un paio di sorprese, la presenza all'inizio di El Asni, dunque va in panchina Rinaudo. In mezzo al campo gioca Modic e allora va in panchina Pazienza, mentre davanti gioca Gatto e finisce in panchina Stefano Pettinari. Arriva intanto Vincenzo Torrente. Vediamo la Salernitana, Salernitana che oggi gioca con la difesa più coperta, con tre centrali e due terzini. Allora davanti a Terracciano i centrali sono Lanzaro, Bernardini e Empereur, poi linea 5 in mezzo al campo con due terzini, Colombo a destra e Rossi a sinistra, tre centrocampisti interni, Auger, Moro e Bovo, e due punte, Gabbionetta più Donnarumma, solo due attaccanti e non tre, e dunque Coda finisce in panchina, dove ricompaiono anche Pestrin e Eusepi tra gli altri. Allora, super spot, poi torniamo per il primo tempo di Vicenza-Salernitana tra poco. Bene, eccoci, allora tra poco il primo tempo di Vicenza-Salernitana. Il Vicenza non vince da tre partite, con due pareggi e una sconfitta. La Salernitana nelle ultime due ha portato a casa un pari e una sconfitta. Si parla ovviamente anche della situazione di Torrente sulla panchina. La Salernitana dopo la gara di oggi avrà un'altra trasferta a Livorno mercoledì. Ah, sta arrivando anche Dario Marcolin, lo vedete in tribuna, sta salendo in questo momento sugli spalti del Romeo Menti. Marcolin, che negli ultimi giorni è stato indicato come possibile, una delle possibili alternative sulla panchina della Salernitana nel caso in cui Lotito dovesse decidere di cambiare guida tecnica. Torrente affronta questa gara di oggi con alcune assenze importanti, sempre fuori Trevisan, Tuia, fuori Schiavi, Nalini, Sciaudone per squalifica, Franco. Insomma, è una Salernitana che dall'inizio della stagione ha avuto un sacco di problemi. E oggi Torrente un po' si copre scegliendo di giocare con tre difensori centrali. Oggi a bordo campo per noi c'è Michele Gallerani, non so se è già pronto per un primo intervento da bordo campo, allora verifichiamo se Michele ha la possibilità di entrare in diretta, andiamo da lui, lo saluto. Michele, buongiorno, le sensazioni a pochi momenti dall'inizio. Eccoci qua, buon pomeriggio. Sensazione di due squadre che sanno che devono fare punti, il riscaldamento per entrambe è stato veramente molto intenso, con molta concentrazione. Il Vicenza oltretutto è entrato qualche minuto dopo rispetto alla Salernitana. Ti dico solo che ho visto tra il pubblico Renzo Castagnini, direttore sportivo del Brescia, che qui a Vicenza giocherà sabato prossimo. A te. Eh sì, perché adesso la B ha un calendario molto fitto, mentre entra anche Pasquale Marino, eccolo qui con il team manager del Vicenza alle sue spalle, Enzo Ometto. Un calendario pieno di appuntamenti. Adesso mercoledì tornano in campo le due squadre, la Salernitana andrà a Livorno mentre il Vicenza andrà alla Spezia, poi nel prossimo weekend, tra una settimana, Vicenza contro Brescia qua in casa e Salernitana contro l'Ascoli allo stadio Arecchi. Formazioni schierate al centro del campo, si gioca in un pomeriggio freddo, ci sono circa 6-7 mila spettatori all'interno dello stadio Romeo Menti, un centinaio almeno i tifosi al seguito della Salernitana che hanno preso posto nella curva alla nostra sinistra, la curva ospiti. Salernitana oggi con la maglia da trasferta azzurra con inserti granata, mentre nella consueta tenuta il Vicenza a strisce bianco-rosse. Nelle file del Vicenza dunque il tridente con Gatto, che passa adesso davanti al direttore di gara, vince il pallottaggio con Pettinari, sarà lui a guidare l'attacco. Intanto i due capitani per il sorteggio, vinto dal capitano del Vicenza, mentre il capitano della Salernitana Maurizio Lanzaro va a salutare l'arbitro, che oggi è Francesco Paolo Saia di Palermo.
I due assistenti sono Raparelli di Albano Laziale, Margani di Latina e quarto uomo e Marinelli di Tivoli. Ultimi momenti dunque prima del calcio inizio e la 16ª giornata del campionato di Serie B, ha già preso posto in panchina Pasquale Marino. Il turno di campionato si chiuderà più tardi alle 17.30 quando il Cagliari ospiterà al Sant'Elia il Como. Tanti tifosi della Salernitana hanno salutato con un applauso il portiere Terrocciano che si è piazzato sotto la curva ospiti, mentre la stessa cosa fa Vigorito, eccolo qua, sotto la curva i tifosi del Vicenza. Ci siamo dunque, il primo pallone del match sta per essere giocato dalla Salernitana, subito in tensione in piedi Vincenzo Torrente. La Salernitana non vince a Vicenza da 66 anni in tutta la storia del calcio salernitano, qui una sola vittoria era nel 1949 quando la Salernitana vinse 3-1 alla Romeo Menti. Dopo 66 anni dunque cerca di tornare al successo in casa del Vicenza la Salernitana. Vicenza che vuole vincere in casa dove quest'anno sta facendo fatica, su 7 gare casalinghe il Vicenza ne ha vinta solo una, quella contro l'Ascoli all'inizio del mese di novembre. La Salernitana invece fuori casa quest'anno non ha mai vinto, 3 partite vinte in tutto il campionato, 3 partite vinte tutte e 3 alla Recchi. Ci siamo dunque, verifica sia tutto in ordine, il direttore di gara dà il segnale di partenza, primo pallone giocato in avanti dalla Salernitana. Intervento a chiudere però la difesa della Vicenza, oggi gioca con Sampirisi, dunque della Sni coppia centrale, e la Sni che viene schierato dal suo allenatore dopo il ballottaggio vinto alla fine con Rinaudo. Palla in fallo laterale, le prime indicazioni da parte di Giacomelli, la rimessa con le mani per il Vicenza con Delia, si guarda intorno Delia, c'è Giacomelli lungo linea, più avanti anche Gatto, pallone molto profondo, si lotta su questa palla, alla fine allontana Moro sul rilancio, pallone giocato all'indietro dal Vicenza, ma c'era anche un fallo, l'arbitro interrompe l'azione, finisce a terra Cinelli, calcio di punizione, duello con Gardionetta, sta parlando col direttore di gara, ha battuto il calcio di punizione Modic, lateralmente Sampirisi, Galano arretra per farsi consegnare il pallone, ancora Galano, di prima Modic, la Verone gioca largo a destra, ma come al solito lo vedremo protagonista di parecchi inserimenti offensivi, una delle sue caratteristiche. Tocco di Elasni per Delia, Delia in avanti, intervento in scivolata di Moro, fischia l'arbitro, calcio di punizione, nuovo stop al match, richiamo verbale a parte del direttore di gara nei confronti del giocatore della Salernitana che entra così con troppa foga, estende Gatto. Punizione dunque per la formazione biancorossa, segna con lo spray, punto di battuta l'arbitro sul pallone, rimane Delia, potrebbe battere il mancino, intanto Auger si allontana. C'è anche Giacomelli nei paraggi del pallone, mentre il portiere Terracciano urla indicazioni ai suoi, difende in linea fuori dal limite dell'area di rigore la Salernitana. Il Vicenza è salito al limite dell'area anche Elasni, fischia l'arbitro, il tocco corto, prova l'azione manovrata Giacomelli che torna da questa parte, all'indietro Delia, ancora Giacomelli, giro palla, Laverone cerca la profondità, Laverone butta la palla profonda in mezzo, non ci arriva Gagliardini, sul disimpegno Cinelli, poi Galano, il palleggio si torna fuori da Cinelli che lotta, sbuca anche il guardaline dalla parte opposta, segnalare il fuorigioco di rientro contro il Vicenza, dunque tutto fermo, calcio di punizione a favore della Salernitana, vediamo il fuorigioco di rientro, eccolo laggiù in fondo, il guardaline che indica la posizione di fuorigioco, calcio di punizione, batte il portiere della Salernitana Terracciano, 2 minuti e 40 dall'inizio. Salernitana che ha due attaccanti, dunque Gabbionetta con a sostegno Donnarumma, salta Gabbionetta ma viene anticipato da Elasni, ancora Gabbionetta che riceve, da respiro all'azione, sale a sinistra anche Rossi, Laverone in copertura, parte il cross in mezzo all'area di rigore Sampirisi, sul disimpegno Laverone, la tocca in fallo laterale, rimessa in gioco per la Salernitana, si allontana Laverone, rimessa per la formazione di Vincenzo Torrente, si guarda intorno Rossi, non c'è nessuno, tutti marcati, si avvicina anche Donnarumma, sul contatto lascia andare l'arbitro, Rossi al cross, Gabbionetta fermato dal colpo di testa di Cinelli, poi Auger sul perimetro dell'area di rigore, ancora Auger, tiene palla, ne ha due addosso, prova a passare, niente da fare, perde un pallone pericoloso Auger,
dalla possibilità al contropiede del Vicenza con Giacomelli che va per linea esterna e sbaglia perché Gatto andava in mezzo. Recupera facile la Salernitana, poi Moro. Qui c'è una spinta, l'ha vista l'arbitro Saia, calcio di punizione, evidente il fallo, si allontana Galano, eccolo il momento in cui Galano prova ad andare in pressione, estende il suo avversario, calcio di punizione battuto dalla Salernitana, Salernitana che ha recuperato in extremis Bernardini, sembrava non dovesse farcela, invece Bernardini è uno dei tre difensori centrali. Elasny, fallo laterale, la rimessa di Colombo subito per Auger, si impegna Auger, resiste però Salvatore Delia e conquista la rimessa dal fondo. Bisognerà fare attenzione anche agli inserimenti di Auger, che è un centrocampista che ha i tempi dell'inserimento, soprattutto oggi quando la Salernitana gioca con solo due attaccanti. Credo che Torrente abbia chiesto ai suoi tre centrocampisti di buttarsi dentro negli spazi e andare ad aiutare, in modo particolare Auger, ma anche lo faranno Bovo e Moro. La rimessa per il Vicenza, Laverone, si avvicina Galano, c'è anche Gagliardini, c'è Gatto, alla fine palla su Gagliardini, Gatto, Galano, Galano, lascia all'indietro per Cinelli, giro palla di Cinelli, Giacomelli, ai 30 metri Giacomelli, di nuovo per Galano, lo scucchiaio di Galano, palla in area di rigore, riesce a chiudere la difesa della Salernitana, Auger in qualche modo. Porta fuori il pallone la Salernitana, poi Cinelli travolge così il suo avversario, calcio di punizione, rientra verso la linea di centrocampo Cinelli, passeggia davanti alla panchina Marino, se ne sono andati i primi 5 minuti di partita 0-0, non ci sono state occasioni da gol. Allarga Terracciano, all'indietro Maurizio Lanzaro, poi Bernardini, Empereur, stop per invio, sbaglia però la misura della giocata Empereur, rimessa con le mani per il Vicenza, Vicenza che dà la sensazione di voler prendere subito in mano la partita, assume il comando delle operazioni in mezzo al campo la squadra di Pasquale Marino. Salernitana che aspetta confidando nella tenuta della sua difesa di fatto a 5. Delia, Elasny, anche perché un pareggio esterno sarebbe comunque un ottimo risultato per la Salernitana visto il periodo. Passaggio laterale, ci arriva Cinelli che la tiene dentro, profondità di Delia, non si passa, c'è Bernardini, poi Colombo, Auger, stop e girata, rientra dal fuorigioco in ritardo in questo caso Donnarumma, calcio di punizione, segnalazione guardaline, fuorigioco fischiato contro il centravanti Donnarumma, ha sbandierato il guardaline Raparelli che agisce davanti alle panchine, calcio di punizione per Delia, tocco dietro su Elasny, Sampirisi, Laverone disturbato, allora torna indietro ancora Sampirisi, è libero, invoca il pallone Elasny, viene servito il francese che apre per Cinelli, si abbassa il capitano per farsi dare palla da Cinelli ancora per Elasny che chiama in causa Mauro Vigorito, Vigorito a destra da Laverone. Salernitana che va in pressing subito in uscita del pallone dalla difesa del Vicenza, Gagliardini, Galano in mezzo per Gatto, prova a muovere il pallone, ci riesce, va sull'esterno, ancora Gatto, si ferma, era attaccato da Empereur, si torna ancora sulla linea di centrocampo, ora su quella di difesa con Sampirisi e Elasny, con calma gira il pallone a sinistra, adesso il Vicenza, parte Delia, alza la testa Giacomelli, si infila in mezzo a due, si oppone Colombo, la mette in fallo laterale Riccardo Colombo, rimessa Vicenza, subito in marcatura Colombo, osserva tutto Marino, Giacomelli resiste, ancora Giacomelli attaccato da due, Giacomelli allarga ma è corto, allora Auger, pallone in mezzo di Auger, possibilità adesso di andare in azione di contropiede, Bovo apre tutto, Bovo a sinistra, arriva anche Rossi, vuole palla profonda Gabbionetta, pallone per lui, Gabbionetta in area, prova lo stop e tiro, pallone alto sopra la traversa, buona azione di contropiede della Salernitana, tutto questo all'ottavo minuto di gioco. Rivediamo la parte finale dell'azione con Gabbionetta che parte in azione regolare, si infila tra i due centrali della difesa e poi spara alto, è chiara la tattica adesso della Salernitana, ha impostato Vincenzo Torrente questa partita tutta difesa e contropiede e qui comincia a scaldarsi Denilson Gabbionetta, rilancio lungo del portiere Vigorito, Moro, pallone laterale per l'inserimento di Delia, di prima Giacomelli, Cinelli, buona la sponda, Salvatore Delia, Elasny,
Vedete che la Salernitana aspetta il Vicenza all'interno della propria metà campo, lasciandola davanti in pressione i due attaccanti, e a turno uno o due dei centrocampisti. In questo caso il pressing va a buon fine, perché alla fine il Vicenza viene indotto all'errore. Non ci arriva Galano, effettuata la rimessa. Empereur disturbato da Gatto, passaggio in mezzo per Alessandro Bernardini, è libero sulla destra Colombo, non l'ha visto Bernardini, cerca la profondità Lanzaro, Sampirisi a chiudere, Gagliardini va incontro e viene servito Gatto, contatto regolare in questo caso da parte di Moro, si gioca Bobo Auger, si fa vedere largo sulla destra Colombo, non ha però soluzione di passaggio, deve tenerla ancora Colombo, l'aiuta Auger, all'indietro Auger, Lanzaro in mezzo per Bernardini, Empereur ancora per Bernardini, si avvicina Moro, eccolo il pallone che viene consegnato sui piedi di Davide Moro. Moro lungo per Donnarumma che la spizza, c'era fuori gioco di Gabbionetta che si disinteressa del pallone. Delia, Giacomelli, ancora Giacomelli, buono il lavoro di Giacomelli, parte Delia, palla in fallo laterale, rimessa a favore del Vicenza. Andiamo a portocampo, Michele. Hai parlato di difesa o comunque di atteggiamento attendistico della Salernitana nel contropiede, con anche gli inserimenti dei centrocampisti, lo hai detto a inizio telecronaca, c'è un'aggiunta da fare, gli inserimenti dei centrocampisti, lo ha detto Torrente ai suoi, non che me lo inventi io, parte dai due esterni, Colombo e Rossi molto larghi, sempre sulla linea a dare ampiezza. Fermato Gagliardini, perde palla Gagliardini, poi sul rilancio, il tocco di Laverone con palla in fallo laterale. Continua a passeggiare davanti alla sua panchina Pasquale Marino, che vede un Vicenza propositivo, ma la fase difensiva della Salernitana in questo inizio resiste bene, non ha concesso nulla finora alla formazione di Torrente agli avversari. Colpo di testa di Elasni, a rimorchio Gabbionetta, chiuso Auger, si fa vedere Colombo con lo sguardo cerca Donnarumma che però è marcato. Auger all'indietro per Maurizio Lanzaro, Moro ancora per Lanzaro, Auger contro Cinelli, la tiene Auger con la punta del piede Colombo, la butta in mezzo, si scansa Gabbionetta, palla che passa, anticipato Bobo che poi commette fallo, calcio di punizione con richiamo verbale per il giocatore della Salernitana da parte dell'arbitro Saia. Lo rivediamo dal basso, il pallone che filtra, arriva prima il difensore, vola via Laverone sull'attacco di Bobo, calcio di punizione, eccolo qua il contatto che chiaramente è falloso, punizione dunque a favore del Vicenza. Si scaldano le due curve, canta la curva vicentina gremita come al solito, si fanno sentire anche il centinaio di tifosi a seguito della Salernitana. Al calcio di punizione va il portiere Vigorito, stava prendendosi un attimo di tempo in più. Eccolo il pallone che cade su Gatto, anticipato da Lanzaro, pallone che spiama il cerchio di centrocampo, Donnarumma, Elasni, all'indietro Modic, lateralmente il tocco per Laverone cerca il lancio in verticale, Galano di testa, Galano non la tiene, ancora Gatto di fisico, protegge palla fino in fondo, ancora lui, parte il cross di Gatto, secondo palo per Giacomelli, Colombo non rischia nulla, mette in calcio l'angolo. Primo corner della partita, lo batte il Vicenza, ha messo fuori Colombo che ora parla col portiere della Salernitana Terracciano. Rivediamo lo spunto con il cross molto profondo e l'intervento di Colombo per evitare qualunque problema, mette in corner, calcio d'angolo pronto Giacomelli, attenzione ai difensori del Vicenza a saltare in area di rigore, difende a zona la Salernitana, arriva il pallone sul primo palo, non un granché il corner di Giacomelli, rilancio della difesa, lotta Galano disturbato, palla ancora su Cinelli che non la tiene, Colombo, Moro, parte Rossi a sinistra, Rossi con Laverone su di lui, ancora Davide Moro col mancino lungo a cercare Donnarumma che anticipa Elasni, poi Gabbionetta a rimorchio Rossi, eccolo l'esterno sinistro, si ferma Rossi, arriva anche Bobo, doppio passo contro Gagliardini, sempre Bobo, lo prendono in due, ancora Bobo prova a infilarsi, riesce a passare, Bobo quasi al limite, va giù, non c'è nulla, l'arbitro fa subito cenno di giocare, si lamenta un po' Bobo, tanto Gagliardini
A terra Gatto, anche in questo caso Saia di Palermo, lascia andare, si lamenta pure Gatto, ma il metro arbitrale è stato omogeneo. Di prima il tocco di Colombo, Auger contro Elasny, alla meglio quest'ultimo, ancora Elasny, Auger torna sul pallone, rimessa dal fondo, è toccato per ultimo il giocatore della Salernitana. Si gioca su buoni ritmi, ci abbiamo verso il primo quarto d'ora di partita al Menti, 0-0 tra Vicenza e Salernitana. Vicenza che fa la partita, almeno ci prova. Salernitana che difende e riparte. Passaggio di Modic, Galano che tende molto a passarsi, a rientrare per giocare palla. Gagliardini prova il lungo linea per Laverone che si inserisce, un classico nel gioco del Vicenza, l'inserimento a destra di Laverone che qui viene fermato, la palla in fallo laterale, la rimessa del Vicenza, quadrato il guardaline Margani di Latina, rimessa con le mani dunque per la formazione di Pasquale Marino. Galano, Laverone ancora Laverone, la palla è inchiodata sulla linea laterale, poi va fuori, l'ultimo tocco di Laverone, rimessa dunque a favore della Salernitana. Da segnalare dunque in questo primo quarto d'ora soltanto un'occasione da gol, quella della Salernitana all'ottavo minuto con Denilson Gabbionetta, stop girata di sinistro, palla alta, Sampirisi di testa, Bernardini direttamente in fallo laterale, va con le mani Laverone. Non sarà una partita semplice per il Vicenza perché la fase difensiva per il momento almeno della Salernitana sembra essere stata preparata bene dalla squadra di Vincenzo Torrente, che recupera un altro pallone in difesa e riparte, cerca il contropiede, finisce giù Bovo, c'è fallo e calcio di punizione, è arrivato il fischio da parte dell'arbitro, si rialza Bovo che è andato in velocità con Galano che poi lo abbraccia e lo tira giù. Bernardini, Maurizio Lanzaro, ancora Bernardini. La Salernitana mercoledì sarà al Picchi di Livorno per una partita importantissima contro un Livorno in crisi. Vincenzo Torrente giocherà contro il suo ex presidente ai tempi del Genoa, cioè Spinelli. Torrente era il capitano di quel Genoa di cui Spinelli era presidente. Genoa che 20 anni fa arrivò addirittura in semifinale di Coppa UEFA. Allontana il pallone Cinelli. Ha recuperato però la Salernitana, l'anticipo da parte di Bernardini, poi il tocco laterale, Rossi. Si riparte ancora dai tre difensori centrali, Empereur, Bernardini, poi Terracciano, va profondo Terracciano, stop di petto di Sampirisi che non ha nessuno addosso, può tenere lì tranquillamente il pallone, poi Laverone, ancora Sampirisi, c'era lì pericolosamente vicino al pallone Donnarumma, se l'è cavata il Vicenza. Delia, ancora Modic, Delia, Elasny dovrebbe giocare con un po' più di personalità il numero 29, il bosniaco Andrei Modic, classe 96, un giovane di 19 anni, oggi lanciato come regista in mezzo al campo da Pasquale Marino. Per il momento un po' timido l'approccio alla gara di Andrei Modic, più autorevole indubbiamente Cinelli, il capitano del Vicenza, giocatore di maggiore esperienza che si abbassa spesso e dà il via lui all'azione vicentina. Rilancio di Moro, Sampirisi su Donnarumma, buono l'anticipo, con palla in fallo laterale, rimessa per la Salernitana, ha messo fuori Sampirisi che si guarda intorno mentre il gioco riparte, nuova rimessa con le mani, ha toccato la palla fuori Modic, rimessa con Rossi, prova a girarsi Bovo, poi ci ripensa ancora Bovo, cerca l'imbucata, si oppone Modic, ancora Modic, Gagliardini, allontana la difesa del Salernitana. Doppia chiusura precisa della formazione di Torrente. Prova il giro palla sull'esterno in Pereura. Rossi. In mezzo da Bovo. Palla filtrante, va incontro Gabbionetta. Rientra dal fuorigioco in ritardo però. Calcio di punizione, fuorigioco segnalato dal guardaline. Tutto fermo. E calcio di punizione a favore del Vicenza. Partita che ha assunto una fisionomia abbastanza precisa dopo 18 minuti, qua rivediamo la posizione di fuorigioco al momento del passaggio che c'era, ho visto bene il guardaline, fuorigioco di rientro di Gabbionetta, in possesso palla è del Vicenza, la Salernitana però copre bene anche sulle corsie esterne con tre difensori centrali e due terzini, Colombo e Rossi, costringe il Vicenza a questo prolungato possesso ma molto lontano dall'area di rigore e poi vedete che appena c'è da andare in anticipo mordono le caviglie i difensori campani come in questo caso Lanzaro,
non ha ancora trovato la chiave giusta il Vicenza per entrare dentro la difesa della Salernitana, tanto che finora non ci sono stati tiri in porta della squadra di Pasquale Marino. La rimessa con le mani della Salernitana, va ad effettuarla Rossi. Si guarda intorno Rossi, tutti marcati, arriva Moro, invoca il pallone da questa parte Colombo, è stato bravo Moro a vederlo. Colombo, lo prende Delia, Auger, di prima Moro, pallone sporcato, dovrebbe essere rimessa per la Salernitana, si impegna Delia, non ci arriva, sì, rimessa per la Salernitana in zona d'attacco, occasione dunque per la formazione di Torrente, va sistemandosi la difesa del Vicenza, la rimessa di Colombo, Auger, Colombo attaccato, no, ha toccato per ultimo lui, rimessa allora per il Vicenza, andiamo a bordo campo Michele. Troppo lunga la squadra, troppo distanti i reparti, secondo Pasquale Marino, che vuole una maggiore compattezza tra i reparti e evidentemente vuole anche più velocità nel giro palla, ma quello poi dipende anche dalla capacità di smarcarsi dai suoi. Giacomelli attaccato da Bernardini, gioco pericoloso, calcio di punizione, entrata a gamba tesa di Bernardini, richiamo verbale di Saia, terra Giacomelli, questo è l'episodio col pallone che arriva e poi la gamba alta di Bernardini che ferma così Giacomelli. Lo rivediamo, calcio di punizione dunque per il Vicenza. Vicenza che a metà settimana, mercoledì, sarà al Picco di La Spezia contro la formazione di Mimmo Di Carlo. Tanto Giacomelli parla con l'arbitro, arriva anche il capitano Cinelli, si lamentano per la mancata ammonizione di Bernardini, sinceramente non mi sembrava fallo talmente cattivo da meritare un giallo, specie in apertura di gara. Sampirisi, Gagliardini, Laverone, il leggero contratempo Galano, fermato Galano, passaggio all'indietro Bernardini, servito da Empereur, recupera però Gagliardini, Empereur, Moro, pallone toccato su Bovo, cerca il contropiede la Salernitana, Gabbionetta si fa vedere, prova ad andare da lui Donnarumma, buon lavoro in copertura però di Sampirisi che spazza via, il pallone è finito addirittura fuori dal recinto dello stadio, ha scavalcato tutti i distinti e il pallone si è perso nei parcheggi circostanti. Rimessa laterale con Gabbionetta che va al cross, fermato in fallo di fondo, ha toccato Laverone, calcio d'angolo, 1-1 il conto di calci d'angolo dunque quando siamo arrivati al 21esimo. Si fa sentire il portiere Vigorito dalla bandierina Auger, tocco corto di Auger, Gabbionetta, parte il cross, non esce il portiere, mischia, pallone sfiorato davanti alla porta del Vicenza. Ha corso un bel rischio la formazione vicentina, si era inserito centralmente Colombo, è lui che sfiora la palla di testa, eccolo il pallone, sfiora soltanto e poi nessuno riesce nella deviazione vincente, lo rivediamo ancora, il tentativo di Riccardo Colombo e poi a rimorchio c'era Bernardini, ma non era oggettivamente semplice per lui giocare un pallone sporcato al compagno. Comunque l'occasione di Colombo al 22esimo, era sbucato dentro l'area di rigore il terzino destro della Salernitana e ha sfiorato solo il pallone di testa, l'avesse preso pieno quel pallone sarebbe stato probabilmente gol. La risposta del Vicenza, area di rigore, Gatto prova a liberarsi, chiuso però in extremis da un ottimo intervento di Lanzaro, rilancio di Rossi, palla che passa Sampirisi. Comunque le uniche due occasioni importanti finora sono state entrambe della Salernitana, Gabbionetta all'ottavo, Colombo al 22esimo con poi il tentativo di Bernardini a rimorchio. Giacomelli, Sampirisi, non sta concedendo assolutamente nulla alla Vicenza, alla difesa campana, rientra Delia, poi Sampirisi, giro palla sulla destra da Laverone, si ferma Lorenzo Laverone, ancora Sampirisi, deve tornare da Laverone, in mezzo da Galano che continua ad abbassarsi molto per partecipare alla fase di costruzione del gioco. Galano si propone libero anche sulla tre quarti, Giacomelli che punta, va Giacomelli contro Auger, di fisico Auger, fallo e cartellino, vediamo il direttore di gara che è già davanti a Auger, cartellino giallo per lui, primo ammonito nel match e il primo fallo, dice Auger, non ne vuole sapere Saia che dà un segnale ai giocatori in campo. 23esimo minuto dunque, giallo per Auger, ci sarà ovviamente calcio di punizione per il Vicenza, questo è l'intervento con troppa foga, va a chiudere su Giacomelli Auger, Auger non era in diffida, poi la protesta di Auger con il giallo mostratogli da Francesco Paolo Saia.
calcio di punizione allora per il Vicenza. Vediamo se va direttamente in porta lo specialista Giacomelli. C'è anche Galano lì vicino. Con lo spray l'arbitro ha segnato il punto di battuta mentre si parlano Galano e Giacomelli. Alza il braccio destro Galano, forse a chiamare lo schema, allora ci sarà un cross in aria mentre Auger continua a parlare con Saia. Due in barriera per la Salernitana, Auger e Bovo. Attenzione in area di rigore ai difensori, ai colpitori di testa del Vicenza, c'è anche Lasny che è molto forte nel gioco aereo. Di rincorsa con le due braccia alte adesso non Galano ma Giacomelli. Si allontana dal limite dell'area l'arbitro. Tutto pronto per la ripresa del gioco. Calcio di punizione quando siamo arrivati a 24 minuti e 10. Fischia Saia. Parte Giacomelli col destro, palla forte in aria, allontana la difesa, lo stop, poi rientra sul sinistro, va in porta, grande parata del portiere, colpo di testa, va fuori gioco di Gatto. La conclusione in Modic, il primo tiro del match del Vicenza, molto bene però su di lui Terracciano, poi fuori gioco di Gatto e calcio di punizione. Rivediamo la battuta del Vicenza, allontana la difesa, Modic la mette sul sinistro, ce ne sono quattro in fuorigioco sulla ribattuta, chiaramente in fuorigioco anche Leonardo Gatto. Rivediamo ancora la gran botta di sinistro a rasoterra di Andrej Modic e dunque è del centrocampista bosniaco al 25esimo, la prima palla gol del Vicenza con la respinta del portiere Terracciano. La risposta da parte della Salernitana che conquista la rimessa con le mani appena oltre la linea di centrocampo. L'occasione del Vicenza ovviamente ha ridato slancio al pubblico di casa. Gara comunque nel complesso equilibrata fino a questo momento, siamo arrivati a 20 minuti dall'intervallo. Auger che ora deve gestirsi perché è già ammonito. Cinelli, Gatto, bello il palleggio su Lanzaro, ancora Gatto, numero, attenzione al contropiede, Giacomelli, Giacomelli contro Bernardini, Giacomelli col mancino, la mette sul secondo palo, non ci arriva in tempo Galano, grandissima occasione per il Vicenza, Giacomelli in diagonale, Galano in ritardo, palla fuori, rivediamo tutto. Bello il contropiede innescato dal palleggio di Gatto, poi se ne va Giacomelli, a rimorchio di là c'è Galano che si lancia verso il pallone, non ce la può fare perché la palla è profonda e velocissima. Due occasioni in un minuto dopo il tiro di Modic al 25esimo, respinto dal portiere, Giacomelli in diagonale ha messo a lato al 26esimo. All'improvviso dunque è entrata nella partita la formazione vicentina. Qui c'è fallo di Lanzaro, calcio di punizione, a terra Giacomelli, protesta Lanzaro, tutto intorno all'arbitro, ancora Maurizio Lanzaro che va a parlare con Saia. Eccolo lo stacco di testa di Lanzaro che entra in maniera molto decisa, per l'arbitro è fallo, arrivava da dietro dunque con lo stacco in elevazione in terzo tempo, inevitabilmente c'è stato contatto tra il difensore che arrivava di corsa e il giocatore del Vicenza che era lì fermo. Lanzaro ha spiegato tutto questo a Saia mentre c'è calcio di punizione, ha preso una botta in testa Giacomelli, punizione per il Vicenza dunque, già in piedi però Giacomelli, sulla palla Elasny, Elasny dietro per Sampirisi, dopo le due occasioni in apertura di gara all'ottavo di Gabbionetta, al ventesimo di Colombo per la Salernitana, sono arrivate le due chance per il Vicenza, Modic 25esimo, Giacomelli 26esimo. Elasny attaccato da Donnarumma e Gabbionetta, ha toccato il pallone Gabbionetta, si torna da Vigorito, Delia, Delia contro Auger, la palla passa di testa a Colombo, c'è una spinta alla vista l'arbitro di Modic che nel tentativo di arrivare prima di Donnarumma lo sposta, rivediamo l'episodio, eccolo movimento dell'avambraccio sinistro di Modic punito da Saia. Calcio di punizione, batte Moro, si guarda intorno il 33enne Davide Moro, largo a destra Colombo, largo a sinistra Rossi, palla sul limite, Gabbionetta di petto, Auger, Auger, Colombo, Moro di prima senza guardare, la butta in mezzo, mischia, allontana la difesa del Vicenza, può ripartire Gagliardini, Gagliardini che se l'allunga e sbaglia tutto, poi va a strattonare l'avversario, punizione giallo, cartellino anche per Gagliardini che ha fatto due pasticci in 5 secondi, prima si è allungato il pallone, l'ha perso, poi ha steso l'avversario trattenendolo e si becca il cartellino giallo. Seconda ammonizione nel match dunque quella di Gagliardini al 28esimo e qualche secondo.
Punizione per la Salernitana. Difende in linea sul limite dell'area di rigore Vicenza. Li vedete tutti in fila, i giocatori di Pasquale Marino. Al calcio di punizione Auger. Fischia l'arbitro. Arriva anche Lanzaro a saltare, palla bassa però, non granché la punizione di Auger. Ci riprova la Salernitana, palla da questa parte, Bernardini fuori gioco, segnalata la posizione irregolare di Alessandro Bernardini. Braccio alto per l'arbitro, punizione di seconda. Vediamo il fuorigioco, ce ne sono tre in fuorigioco, tra questi tre anche Bernardini. Se la sta cavando bene finora la terna arbitrale con Saia e i due guardaline Raparelli e Margani. E Lasni, sta arrivando Donnarumma su Sampirisi. Laverone non riesce a servire Gagliardini, ancora Donnarumma. Gabbionetta muove bene il pallone. Gabbionetta, Rossi si fa vedere anche Bovo, pallone di ritorno impreciso. Laverone stop e rilancio, intercetta Gabbionetta, la butta lunga in avanti il Vicenza che può andare di contropiede. C'è Gatto che si gira, prova la velocità, Gatto rientra su di lui, Moro, poi Auger. Buona partita dei centrocampisti della Salernitana, Moro, Auger e anche Bovo. In vantaggio Sampirisi. Laverone, la palla è fuori, dovrebbe essere rimessa per il Vicenza senza fallo. Bovo indica il punto in cui secondo lui deve essere effettuata la rimessa, già effettuata peraltro da Laverone. Sampirisi, Vigorito con i piedi per Elasni. Siamo arrivati alla mezz'ora adesso, un quarto d'ora all'intervallo più eventuale recupero. 0-0 a Vicenza in uno dei due posticipi di questa domenica del sedicesimo turno di B. L'altro alle 17.30 a Cagliari, tra Cagliari e Como. Laverone al limite dell'area di rigore, non c'è nessuno dei compagni, allontana Colombo, si prepara Sampirisi, c'è segnalazione di guardaline, fuorigioco di rientro di Donnarumma. Diversi già i fuorigioco segnalati contro la Salernitana, forse devono stare un po' più attenti gli attaccanti. Intanto Modic allarga, Laverone va incontro Gatto, buono il tocco, si torna indietro da Laverone che la butta dentro di prima, chiama il pallone in presa alta e lo fa suo Terracciano che poi va subito a rilancio. Terracciano da Gabbionetta e la Sni però di testa mette fuori, la rimessa è per Denilson. Gabbionetta che poi forse lascia l'incarico, no, l'effetto a lui, su Davide Moro. Moro in avanti, Gabbionetta e Giacomelli, l'ultimo a toccare è stato Giacomelli. La rimessa della Salernitana, Salernitana che tiene testa dunque al Vicenza. Vicenza che continua a denotare le solite difficoltà casalinghe, non a caso il Vicenza finora ha vinto solo una gara in casa sulle sette disputate finora in campionato. Almenti Colombo si oppone, mette fuori Cinelli. La rimessa con le mani della Salernitana, va Riccardo Colombo, si avvicina Auger, eccolo Auger, in controtempo però Colombo, palla fuori, rimessa che passa dunque al Vicenza. Cinelli rientra intanto in difesa Colombo. Tutti stanno facendo una buona partita tra i giocatori di Vincenzo Torrente, difficile trovare qualcuno al di sotto della sufficienza. Il Vicenza invece ci si aspetta sicuramente qualcosa in più dal reparto di centrocampo che va un po' a corrente alternata. Per Pasquale Marino ci sono buoni momenti in fase di costruzione del gioco, ad altri in cui si eclissano i vari Gagliardini, Modic e Cinelli. Chiaramente poi là davanti il tridente di palloni ne vede pochi, di palloni giocabili per Galano, Gatto e Giacomelli. Tanto rimessa con le mani per la Salernitana, Colombo. Donnarumma attaccato da Cinelli, Donnarumma sfonda, salta Delia, si ferma, la sterzata, poi Auger che va al cross di prima, fermato in fallo laterale. Continua a proporsi molto però Auger, appena vede il compagno in difficoltà si fa vedere il ghanese Moses Auger, classe 96. La rimessa della Salernitana, tutti marcati, vediamo se va lungo dentro l'area di rigore Colombo. Eccolo il pallone scagliato lungo nella mischia Donnarumma, sbagliato il tocco però Giacomelli, prova il contropiede su Galano, palla molto profonda, in vantaggio Bernardini che va anche al palleggio. Bernardini di petto, attaccato da Gatto. Bernardini lascia lì Rossi. Davide Moro sta partendo a destra, Colombo che continua a correre moltissimo sulla fascia di destra, non rischia il lancio a Lanzaro, preferisce Terracciano. Il rilancio del portiere della Salernitana,
lotta su questo pallone Rossi, la rimessa è della Salernitana. Rossi, Gabbionetta col mancino per Bovo, in mezzo da Auger, di prima dietro Moro, buon giro palla di Moro, Rossi si fa vedere ancora Gabbionetta, 1-2 con Bovo, Gabbionetta di prima, palla intercettata, Auger di fisico senza fare fallo su Giacomelli, Auger finta il tiro, Auger prepara la conclusione, Auger deve volare il portiere Vigorito su Auger, la respinta del portiere, poi è Lasny che si incarta sul pallone, lo mette in fallo laterale, terza occasione da gol per la Salernitana al 34esimo con uno dei migliori in campo, cioè Moses Auger. Colombo adesso ha preso fiducia alla Salernitana, buon momento della squadra di Torrente, prova il cross Davide Moro, sporcato il pallone da Cinelli, rilancio in avanti per Giacomelli, Giacomelli con eleganza salta netto Lanzaro, ancora Giacomelli, prova a far correre in profondità Cinelli, Cinelli lo prende Bernardini che lo anticipa, poi Terracciano con i piedi, palla in mezzo al campo, non ci arriva Modic, Sampirisi, Modic spinge il pubblico del Menti, vorrebbe un Vicenza più aggressivo, Modic, purtroppo compassata la regia di Modic, Laverone, Galano, ancora Auger di fisico, stavolta commette fallo, giocatore solidissimo il Ganese che stavolta viene fermato dall'arbitro, occhio perché Auger è già ammonito. Calcio di punizione, andiamo a bordo campo Michele. Hai parlato di regia compassata da parte di Modic, infatti Pasquale Marino vuole maggiore intensità dai suoi, sta insistendo sotto il profilo proprio dell'aggressività, non tattiche o tecniche. Intanto una notizia di servizio, così si stanno accendendo i fari del Menti perché comunque un pochettino di foschia in un periodo in cui la nebbia da queste parti non certo manca, sta scendendo sul terreno di gioco. Eh sì, calcio di punizione per il Vicenza. In barriera Auger con Bovo, ora sono in tre, attenzione perché da lì potrebbe cercare Galano anche la porta, per il momento la rincorsa è breve di Galano, così come rincorsa breve quella di Laverone, ora Laverone parla con Galano, sempre molto vicino al pallone, no, ci sarà azione manovrata, eccolo il tocco per Galano, Laverone salta Auger, Laverone al cross, palla interessante in mezzo, mischia, colpo di testa, sfiora Gagliardini. Da questa parte nessuno del Vicenza a rimorchio, allora scaraventa via il pallone Empereur, la rimessa con le mani per Delia. Siamo arrivati ormai a 9 minuti all'intervallo, si guarda intorno Bernardini, leader della difesa, il centrale dei tre difensori, alla sua destra Lanzaro, alla sinistra Empereur, in avanti Delia, Colombo, Delia, ancora Auger che ci mette una pezza, Auger contro Delia, mischia Colombo, poi va giù Colombo, strattonato, fallo su Riccardo Colombo, calcio di punizione a favore della Salernitana. Abbiamo visto prima il replay del tiro di Auger respinto in volo da Vigorito, eccola la trattenuta intanto su Colombo da parte di Giacomelli, si vede bene anche in questa inquadratura. Tre tiri finora della Salernitana, Gabbionetta all'ottavo, sinistro alto, Colombo al 22esimo che ha sfiorato la palla di testa, azione pericolosa, e poi Auger al 34esimo, tiro respinto. Due tiri invece per il Vicenza, Modic al 25esimo con respinta di Terracciano e poi stop all'azione per fuorigioco. E un minuto dopo Giacomelli al 26esimo, diagonale al lato. Questo è quanto accaduto finora. Palla dentro all'area di rigore, Donnarumma non ci arriva, spinge anche Elasny. Tutto ok per l'arbitro, la palla era comunque del Vicenza. Attenzione perché Elasny si è fatto male, allora interrompe il gioco Saia. Vediamo se c'è bisogno dell'ingresso del medico. Botto in faccia per Elasny. Niente di grave, questo è l'episodio, ecco il momento in cui prende il colpo da Donnarumma El Asni, stava arretrando Donnarumma, niente di grave per il difensore. Si riparte con il pallone scodellato mentre qua rivediamo il volo di Vigorito sul tiro di prima di Auger. Studia la situazione Vincenzo Torrente, per il momento può essere soddisfatto di come i suoi hanno interpretato la gara. Occhio a questo erroraccio di Delia che regala palla a Donnarumma, se ne va Donnarumma, prova a crossare Donnarumma, palla lunghissima sia per Gabbionetta che per Bovo. Galano di prima, Rossi su di lui che lo ferma, ancora Rossi, palla che filtra, area di rigore per Elasny, stop e rilancio, non c'è nessuno però, solo Empereur, la ributta in avanti, Rossi di testa, non trova compagni, e allora Modic, Cinelli, sempre Auger a chiudere, Cinelli resiste, va profondo, buono il lancio per Galano che parte, Galano non fa in tempo però a tenerla viva, rimessa con le mani a favore della Salernitana,
rifiata un attimo Galano, mentre per la rimessa va Rossi. Come dicevamo in apertura di telecronaca, un pareggio sarebbe comunque un buon risultato per la Salernitana, si porterebbe a quota 16 punti in classifica per poi andare mercoledì a giocarsela all'Ardenza contro il Livorno di Bortolomutti. Attacca il Vicenza, pallone su Gatto, attenzione all'inserimento a sinistra di Delia, la palla è per Giacomelli, eccolo Delia. Delia si ferma e dà all'indietro, Cinelli contro Auger, Giacomelli punta Colombo, lo aspetta Colombo e lo ferma, ancora Colombo, buon lavoro in fase di copertura di Colombo che difende e riparte quando può. Tiene palla il Vicenza, Modic, all'indietro Cinelli, Sampirisi. 5 minuti alla fine del primo tempo, potrebbe anche non esserci recupero perché non ci sono state né sostituzioni né ingressi dei medici per infortunio. Il primo tempo è andato via liscio. Galano, Giacomelli un po' corto, c'è Gabbionetta in difesa, Gabbionetta rischia col tocco dietro, Bernardini poi il rilancio con i piedi di Terracciano, Donnarumma sposta d'astuzia l'avversario, un po' troppo ingenuo l'Immodic, ancora Donnarumma che recupera palla e la gioca larga a sinistra, Rossi, Bovo, Davide Moro, bella la finta di Moro che manda vuoto l'avversario, parte Moro, l'apertura a destra dove si fa vedere Colombo, Auger, ancora Auger per Colombo, buono il triangolo, può andare Auger, c'è un corridoio libero, sta arrivando ancora a rimorchio Colombo, Auger al cross, secondo palo, Donnarumma di testa, colpo di testa e palla sul fondo, disperazione per Donnarumma. Buona chance per l'attaccante della Salernitana, rivediamo tutto, nasce dall'inserimento di Auger che poi la butta in mezzo, arretrando colpisce la palla di testa Donnarumma e la mette sul fondo. È ripartito il Vicenza, dunque al 41esimo, quarta occasione per la Salernitana con questo colpo di testa a lato. Un po' poco ha fatto il Vicenza invece in fase offensiva, al di là di quelle due azioni in un minuto, la prima di Modic, la seconda di Giacomelli quando eravamo al 25esimo. Gabbionetta, Gabbionetta col passare dei minuti ha preso fiducia e confidenza nei propri mezzi, la Salernitana che chiude in avanti questo primo tempo. Gabbionetta, Moro contro Giacomelli, ancora Moro resiste, lo lascia andare Giacomelli, a sinistra c'è Rossi, Rossi zona cross, la mette Rossi, qui non c'è nessuno, Modic sul rilancio, Moro con la punta per Auger, inseguito da Giacomelli, ancora Auger dietro per Maurizio Lanzaro, la finta di Lanzaro che manda a vuoto Gatto, poi Bernardini, vedremo se durante l'intervallo dovesse finire 0-0 il primo tempo deciderà per qualche cambio Pasquale Marino. Vicenza sta un po' soffrendo, un buon atteggiamento tattico della Salernitana. Auger, Gabbionetta, Gabbionetta, fuorigioco di Donnarumma, due metri almeno di fuorigioco, troppi però i fuorigioco nei quali è incappata la Salernitana in questo primo tempo. Rivediamo il bel movimento della linea del Vicenza, vedete come tengono bene la linea i quattro, salgono i due centrali Sampirisi e Dell'Asni e lasciano in fuorigioco Donnarumma. Delia, Dell'Asni, Vigorito, siamo ormai a 42 minuti, quindi ne mancano 3 alla fine. Dell'Asni cerca col sinistro di liberare qualcuno dei suoi, ancora l'anticipo di Lanzaro che lotta, Lanzaro in scivolata, Lanzaro si gioca, Cinelli, pallone rasoterra in mezzo per il movimento di Gatto, di là è partito Laverone, l'ha visto Gatto, Laverone all'ala destra, rientra all'interno del campo, ancora Laverone, lo aspettano in due, va giù, c'è fallo di Bovo, calcio di punizione, fallo di Bovo che protesta con Saia che va subito a richiamarlo, l'arbitro richiama Bovo mentre rivediamo il fallo abbastanza netto, era passato Laverone, calcio di punizione a favore del Vicenza con Saia che chiede a quelli della Vicenza di aspettare, eccolo Saia che parla con Laverone, stanno arrivando i difensori del Vicenza al limite dell'area mentre sorride Galano sul pallone. Si portano a saltare sia Modic che Dell'Asni mentre conta i passi Saia. Calcio di punizione con Laverone e Galano pronti. Due in barriera per la Salernitana. C'era ancora Bovo che parlava con l'arbitro sempre riguardo al fallo precedente. Occasione dunque per il Vicenza, 43-20.
la rincorsa breve di Galano che farà partire un cross profondo o Laverone, eccolo Laverone, palla profonda in mezzo, anticipato Gagliardini. Auger allontana il pallone dal limite dell'area, lo ributta in avanti Sampirisi, sempre Auger. Bel primo tempo di Moses Auger che porta su questo pallone, poi va profondo verso il limite dell'area di rigore, l'uscita della portiera del Vicenza, Vigorito con le mani, Vigorito per Modic. Stiamo per entrare nell'ultimo minuto del primo tempo e potrebbe non esserci recupero. Confermo, si chiude il primo tempo al 45esimo. Auger, Colombo, in scivolata ci arriva, anticipo bruciante di Delia, si sgancia Delia, ne fa fuori due in velocità, ancora Delia, ultima azione del primo tempo, ottimo l'anticipo però anche di Bernardini, riparte Bernardini, va profondo da Gabbionetta, in netto vantaggio Elasni, Elasni per Vigorito, sta arrivando Gabbionetta, allora Vigorito con i piedi su Cinelli, 44 e 20, c'è ancora tempo per l'ultima azione, Vicenza però deve sbrigarsi, 40 secondi all'intervallo, il tocco di Modic, Sampirisi, Laverone sulla verticale per Galano, la palla ancora dentro, Laverone, 30 secondi, cambia tutto il Vicenza su Giacomelli, Colombo in anticipo, poi Auger, rilancio di Lanzaro, colpo di testa in una zona dove non c'è nessuno però di Gagliardini, Davide Moro va profondo da Donnarumma, palla irraggiungibile per lui e su questo lancio probabilmente si chiuderà il primo tempo, perché Saia, l'arbitro, sta già dando un'occhiata al suo cronometro e dunque da un momento all'altro manderà tutti negli spogliatoi, cosa che succede puntualmente in questo momento. E dunque si va alla pausa allo stadio Menti di Vicenza sul risultato di 0-0 tra Vicenza e Salernitana in questo posticipo del 16° turno di Serie B. Super spot, poi torniamo. Ci siamo allora, i giocatori non sono ancora tornati sul terreno di gioco, ne approfitto per fare un salto da Michele Gallerani a bordo campo che ha vissuto lì il primo tempo tra Pasquale Marino e Vincenzo Torrente. Credo, no Michele, che Torrente sia comunque abbastanza soddisfatto di come la Salernitana ha interpretato questo primo tempo. Sì, mi sembra di poter confermare questa tua teoria, e tant'è vero che i giocatori della panchina della Salernitana stanno classicamente giocando in palleggio per tenersi caldi, ma non c'è nessuno che abbia cominciato a fare un riscaldamento vero e proprio. Non credo che da parte di Torrente ci siano soluzioni tattiche da cambiare rispetto a quello che abbiamo visto nel primo tempo. Perché? Perché oggettivamente, come hai raccontato benissimo in telecronaca, la fase attendistica iniziale, che si è poi tramutata in un paio di sortite, anzi più di due, 3-4 sortite offensive con buone conclusioni verso la porta, soddisfa l'allenatore della Salernitana. Un po' più agitato è stato nel corso del primo tempo Pasquale Marino, ma anche da parte Vicenza non credo ci siano sostituzioni all'inizio di questo secondo tempo. Per quanto riguarda Marino, Michele, hai visto un atteggiamento abbastanza nervoso nel primo tempo? Insomma, il Vicenza fa fatica, ha vinto solo una gara su 7 in casa, anche oggi ha confermato queste difficoltà, no? Sì, ha continuato a passeggiare avanti, indietro, davanti alla panchina, detto che lui è così, lo ha fatto abbastanza spesso, lo fa abbastanza spesso di atteggiarsi in questa maniera, ma credo che in effetti si aspettasse qualcosa di più dalla sua squadra. Vedremo allora se ci saranno dei cambi, se attingerà la panchina in Vicenza, potrebbe essere utile Pazienza in mezzo al campo oppure davanti un attaccante come Pettinari. Probabilmente aspetterà 10-15 minuti Marino prima di effettuare dei cambi, vedrà gli sviluppi del match in questo avvio di secondo tempo. Si gioca con le luci dei riflettori questa ripresa tra Vicenza e Salernitana, mentre Saia verifica che sia tutto in ordine, tra poco darà il segnale di partenza. Primo pallone del match in questa ripresa giocato dalla Vicenza, sulla palla è pronto Gagliardini. Vi ricordo che il Vicenza è in campo con Vigorito, poi davanti a lui Laverone, Sampirisi, Elasni e Delia, in mezzo Gagliardini, Modice, Cinelli, davanti Galano più Gatto e Giacomelli. Per la Salernitana in porta Terracciano, i tre centrali Lanzaro, Empereur, Bernardini, i due terzini Colombo a destra, Rossi a sinistra, i tre centrocampisti Auger, Moro e Bovo, le due punte Gambionetta e Donnarumma. Ci siamo dunque, è il secondo tempo di questo Vicenza-Salernitana che per ora è 0-0. Si parte, facciamo scattare il cronometro, il primo pallone giocato dalla Vicenza, passaggio laterale di Gagliardini, tocco all'indietro di Delia,
Elasny, Sampirisi, Laverone, attaccato da Bovo, Galano, disturbato da Rossi, pallone sporco giocato all'indietro, resiste il Vicenza con Laverone che riesce a passare, poi la palla è fuori, rimessa per Laverone, si guarda intorno Laverone, prova il pallone lungo linea, Gagliardini disturbato, Galano chiuso, Moro sfiora Gabbionetta, allungano il piede in due, c'è fallo però di Donnarumma, calcio di punizione contro Donnarumma, punizione dunque per il Vicenza per questo episodio che stiamo rivedendo, gamba tesa di Donnarumma, punizione battuta Gagliardini, chiude senza difficoltà qui Bernardini, Auger, Moro, Empereur col sinistro va profondo, Sampirisi che non è pressato, arriva adesso Gabbionetta, lo evita Sampirisi, Modic, Sampirisi, Elasny fa correre a sinistra Delia, lo aspetta ancora Auger, in avanti Giacomelli sbaglia, disimpegno allora di Lanzaro, Moro, Gabbionetta chiuso da Gagliardini, tocco laterale di Giacomelli, si ferma Delia, pallone servito all'indietro, dovrà cercare sicuramente più velocità, più rapidità nel gioco offensivo il Vicenza che nel primo tempo è stato un po' troppo compassato, ha messo in difficoltà solo raramente la difesa campana, in mezzo Galano, Giacomelli sta arrivando veloce a sinistra Delia, zona cross, palla bassa in mezzo, anticipato il portiere, palla che rimane viva, Galano di sponda, mischia, allontana ancora due volte la difesa, serie di tocchi e poi l'ultimo è Cinelli che la mette sul fondo, prolungata occasione da gol della Vicenza, l'ultimo tocco è stato di Cinelli, nasce tutto da questo inserimento di Delia, anticipato Terracciano all'intervento di Bernardini, poi nella mischia, pallone che arriva sui piedi di Laverone che calcia, trova la deviazione di Cinelli, palla fuori, tutto questo dopo due minuti dall'inizio del secondo tempo, mischione nell'area di rigore della Salernitana e alla fine Cinelli che la mette fuori, perplesso Marino che butta a terra anche la bottiglietta dell'acqua, tre minuti dall'inizio e dunque Cinelli chiude l'azione con tocco a lato, può essere forse il segnale però che vedremo un Vicenza più aggressivo, intanto Salernitana che gioca palla lunga in avanti, lotta Donnarumma come te fanno lui, però calcio di punizione Vicenza, è già sul pallone Elasny, a fretta il Vicenza, credo che durante l'intervallo si sia fatto sentire Marino, intanto qui sbaglia a centrocampo ma recupera il pallone Gagliardini, ancora Gagliardini, intercetta Davide Moro, la mette in fallo laterale, la rimessa per il Vicenza che ora attacca verso la curva dei suoi tifosi e dunque sente più da vicino la spinta della tifoseria, la formazione di Marino, si alzano anche i cori della tifoseria biancorossa, Gagliardini, Moro, ancora Gagliardini, allontana la Salernitana su Gabbionetta, chiuso da Sampirisi, non c'è nulla, si prosegue Elasny, Delia, parte Delia, probabilmente vedremo anche i due esterni difensivi più davanti per la formazione del Vicenza, gran numero in mezzo a due, poi va giù Giacomelli, si rialza, arriva Bernardini che gli calcia la palla addosso, rimessa con le mani per la Salernitana, bello lo spunto di Giacomelli, sembra un Vicenza più aggressivo effettivamente, quello uscito dagli spogliatoi dopo l'intervallo, rimessa con le mani per Colombo, con calma il terzino destro della Salernitana, pallone lungo linea, lo recupera il Vicenza, allontana Bovo però direttamente in fallo laterale, subito con le mani Delia, cerca un compagno libero, non ne trova e allora forza un po' la giocata su Gatto, palleggio di Cinelli, ancora da Gatto, fermato, allontana Moro, pallone che cade in mezzo al campo, in qualche modo Modic, ancora Modic che si impegna, fallo di Modic proprio sotto gli occhi dell'arbitro, c'è calcio di punizione, ha preso anche una botta in testa Gabbionetta nell'azione, ecco il momento in cui finisce a terra Gabbionetta, lascia andare l'arbitro, poi questo è il fallo punito, quello di Modic, qui la manata sulla nuca di Gabbionetta, calcio di punizione per la Salernitana, pronto la battuta a Bernardini, guarda in avanti a cercare la posizione delle punte Gabbionetta e Donnarumma, la rincorsa di Bernardini e poi sceglie il passaggio in orizzontale, Empereur, Rossi, Laverone su di lui, lo ferma, può andare Laverone, più aggressivo il Vicenza indubbiamente, buon recupero però di Davide Moro,
rimesse con le mani per la formazione di casa, lascia Gagliardini il pallone alla Verone, all'indietro la Verone per Sampirisi. Sampirisi facendo i suoi di proporsi, intanto va dietro da Vigorito. Secondo tempo che è iniziato dunque con la palla gol del Vicenza al terzo minuto, mischione in area di rigore, poi tiro di La Verone, deviazione di Cinelli, palla fuori di poco. Cinelli è libero a destra, La Verone l'ha visto, Cinelli, palla per lui, rientra all'interno del campo, ancora La Verone, buono il suo lavoro, Moro a chiudere, insiste il Vicenza, tocca la palla in fallo laterale Gatto, la rimessa è del Vicenza secondo il guardaline, Gatto se ne stava andando. Credo che qui ha sbagliato l'assistente dell'arbitro, perché Gatto si stava proprio allontanando senza protestare. Pensava alla rimessa per la Salernitana, invece rimessa a Vicenza. Gagliardini, Galano, ancora dietro, La Verone, parte il cross, mischia in area, pulisce l'area di rigore la Salernitana. Giacomelli prepara il tiro, Ogier di fisico senza fare fallo, Ogier, protestano quelli del Vicenza, contropiede però. Dopo il recupero di Ogier, contropiede di Donnarumma, c'è Gabbianetta davanti a lui, gli libera spazio, ancora Donnarumma, se l'allunga la perde alla fine. Donnarumma poi si lancia sul pallone La Verone, La Verone due volte, fallo su La Verone di Bovo, calcio di punizione, arriva il giallo, protesta Bovo, l'arbitro a muso duro contro Bovo, giallo per lui. Si infiamma il match quando siamo al settimo minuto, secondo ammonito nelle file della Salernitana. Bovo, dopo che aveva recuperato un gran pallone, Ogier di fisico al limite della propria area di rigore. Rivediamo la parte finale con Bovo, fallo è netto, c'è poco da protestare, calcio di punizione per il Vicenza. Eccolo l'intervento, un pestone sul collo del piede per Bovo che poi protesta, si becca il giallo. Bovo non era in diffida. Punizione Sampirisi, La Verone. Vedremo un secondo tempo col Vicenza all'assalto nella metà campo della Salernitana, cosa che già avviene dall'inizio di questa ripresa, e Salernitana che difenderà con i denti questo che rimane comunque un buon pareggio alla vigilia di un'altra trasferta, quella di Livorno mercoledì all'Ardenza. Rimessa con le mani del Vicenza, La Verone, si fa vedere Gagliardini, ancora Moro, torna Gagliardini, non molla Moro, si oppone bene, chiude da questa parte Bovo. Bovo mischia, la risolve in scivolata Gagliardini, La Verone, un po' di confusione, Galano, Ogier, Gagliardini, Ogier, si gioca? No, fallo, calcio di punizione, fallo di Ogier, calcio di punizione per il Vicenza, deve stare attento l'arbitro perché la partita ora si scalda. Caccia via tutti l'arbitro Saia. Vediamo il fallo di Ogier che va a affrontare così con una spallata, lo sposta proprio Gagliardini, calcio di punizione. Ci sarà un cross verso l'area di rigore mentre passeggia Marino che potrebbe preparare un cambio, vedo un movimento, ha mandato il suo assistente Massimo Mezzini a chiamare uno dei giocatori che si stanno scaldando, e in effetti tra poco ci sarà il cambio nelle file del Vicenza. Vedremo un po' chi uscirà, potrebbe entrare Urso. Intanto calcio di punizione per il Vicenza, rincorsa con le due braccia alte da parte di Giacomelli, c'è anche Galano sul pallone, lunga rincorsa però di Giacomelli. Pronta la barriera per la Salernitana composta da due uomini, Ogier e Bovo. Fischia l'arbitro, parte Giacomelli, cross forte in mezzo, nessuno interviene, poi deviazione del difensore in calcio d'angolo. Corner dunque per la formazione padrona di casa, 2-1 il conto di calci d'angolo. Attacca adesso con grande decisione il Vicenza, entrerà Urso nel Vicenza, fuori Gagliardini, calcio d'angolo battuto, Galano, pallone all'indietro, arriva La Verone, ancora Giacomelli per La Verone, parte il cross in area di rigore, cerca la posizione Gatto, prolunga la traiettoria, Gagliardini non può arrivare, prima di lui c'è il portiere Terracciano, sta per entrare dunque il numero 17 Urso al posto del numero 24 Gagliardini, toglie l'unico giocatore già ammonito, Pasquale Marino, per evitare rischi. Un centrocampista al posto di un altro, questo tra poco. Intanto gioca palla Terracciano fuori dall'area di rigore, lungo Terracciano, Cinelli, in avanti Giacomelli, non ci può arrivare Gatto, Bernardini, Gabbionetta con la punta, ancora Gabbionetta, buon lavoro di Denilson, Gabbionetta, Ogier, Moro a cercare Donnarumma, contro Elasny, chiuso Donnarumma, sul rilancio però Moro, altra palla recuperata da Moro che cambia gioco, arriva puntuale Rossi,
Rossi fino in fondo, la Verone non gli concede nulla, solo rimessa laterale. Ancora non arriva il cambio, aspetta ancora un po' Marino. La rimessa con le mani della Salernitana. Rossi, di vicino c'è Bovo, eccolo che viene servito Bovo, che torna da Rossi. Poi Moro prova il cross, diventa un tiro praticamente, sorveglia tutto Vigorito e palla che si perde sopra la traversa. C'è movimento dunque, vuole subito il cambio Pasquale Marino. Sostituzione dunque, la prima del match, fuori Gagliardini che ha giocato una partita da 6, non di più, dentro Urso. Tutto questo all'undicesimo nel secondo tempo. Urso che va a piazzarsi lì in mezzo, esattamente dove prima c'era Gagliardini. Si riparte allora, Sampierisi, la Verone, Sampierisi, palla profonda, Empereur, Auger, Lanzaro, all'indietro Lanzaro per Terracciano, batte lungo Terracciano, sul pallone Sampierisi, c'era fuorigioco di rientro di Gabbionetta, altro fuorigioco, l'ennesimo, il sesto credo, segnalato contro gli attaccanti della Salernitana. Si è un po' addormentato Gabbionetta, punizione battuta. Elasni, Giacomelli, buono il tocco di Giacomelli per Delia, ancora Delia, sempre Auger che va a mettere una pezza dappertutto lì in mezzo al campo. Attenzione perché Auger è già ammonito, deve gestirsi, questo sinceramente non mi sembra un fallo a cartellino, cercava di andare a ostacolare l'avversario, era in ritardo, fallo di gioco, calcio di punizione per il Vicenza. Pronto alla battuta Giacomelli, tocco all'indietro, tutto il Vicenza nella metà campo avversaria ora. Sampierisi, la Verone, lo prende Bovo, fa filtrare per Urso che viene chiuso, la rimessa è per il Vicenza. Rapidamente la Verone si guarda intorno, non arriva nessuno, anticipato in fallo laterale Gatto. Nuova rimessa per la Verone, tutti marcati, poco movimento, senza palla. La Verone, Urso, Gatto, ancora Gatto in azione personale contro Empereur che lo ferma. La rimessa per il Vicenza, si fa sentire la curva sud del Menti quando siamo arrivati ormai al tredicesimo nella ripresa. Si propone Gatto ma è marcato, allora dietro, cross di Modic, palla in aria, serie di rimpalli, palla sul limite, attenzione a Cinelli. Urso appena entrato, Urso che va al destro, conclusione sul fondo di Urso, non trova lo specchio della porta, occasione che sfuma. Tredicesimo minuto di gioco, seconda occasione che stiamo rivedendo, il destro di Urso che si libera, colpisce però dritto per dritto, pallone a lato. La prima occasione invece era stata quella di Cinelli, mischia al terzo minuto, anche per lui un tocco a lato. Rilancio lungo di Donnarumma, lotta Auger, chiuso Modic, allontana Lanzaro, ancora movimento intanto davanti alla panchina di Pasquale Marino che forse prepara un altro cambio. La rimessa con le mani di Delia, Gatto in mezzo a due, va giù, c'è fallo su Gatto, calcio di punizione, perplessi quelli della Salernitana per la chiamata dell'arbitro. Si allontana Colombo, chiede scusa all'avversario, intanto calcio di punizione, si rialza Gatto, intanto scende una lieve foschia sullo stadio Menti. Calcio di punizione quando siamo a poco più di mezz'ora dalla fine del match. Conta i passi l'arbitro Saia, sul pallone Giacomelli, difende sul limite dell'area di rigore la Salernitana, in barriera Bovo e Auger. La rincorsa di Giacomelli insieme a Galano vicino al pallone, si è portato a saltare Elasni, insieme a lui Urso, poi Gatto, in avanti per il Vicenza c'è anche Modic, fischia l'arbitro, pallone profondo di Giacomelli in mischia, svette, libera Colombo. Ancora la Verone per il Vicenza, la butta dentro, prolunga Elasni, colpo di testa con palla fuori, terza occasione per il Vicenza in questa ripresa, colpo di testa di Elasni, ma anche questo pallone finisce a lato come quelli in precedenza di Cinelli al terzo e di Urso al tredicesimo. Eccolo qua il tocco di Elasni con pallone a lato, continua a far fatica a inquadrare lo specchio della porta avversaria il Vicenza. L'unico tiro nello specchio in tutta la partita è stato quello di Modic al 25esimo del primo tempo con respinta di Terracciano. Gabbionetta, per il resto solo tiri ma fuori dallo specchio per la formazione biancorossa.
Ancora Gabbionetta, fermato, la palla è fuori, rimessa per il Vicenza. Delia, effettuata la rimessa su Elasny. Si torna centralmente. Riparte il Vicenza che prova ad innescare Gatto, l'anticipo ancora di Moro che non rischia nulla. Passaggio all'indietro per Terracciano. Il rinvio del portiere. Colpo di testa di Colombo. Auger. Auger centralmente per Moro. A sinistra c'è Rossi, prova a servirlo, ma sbaglia Moro, allora a bordo campo Michele. È cambiato l'atteggiamento dei due allenatori, ora quello un po' più nervoso è Vincenzo Torrente, che ha già cominciato a guardare l'orologio in maniera frenetica, perché lo ha fatto due o tre volte, nonostante sui tabelloni pubblicitari dietro le porte ci sia comunque il cronometro che conta il tempo. Dall'altra parte Marino è come sempre teso per la partita, ma più tranquillo per quello che sta vedendo in campo. Evidentemente, come hai detto tu, nell'intervallo ha redarguito i suoi e sono partiti come voleva. Giacomelli allarga per Delia, cross, sbaglia però l'impatto sul pallone Delia, pallone calciato male direttamente in curva, rientra in difesa Salvatore Delia. Con calma la rimessa dal fondo Terracciano, mentre Marino sbuffa davanti alla panchina. Ci credono i tifosi della curva del Vicenza, così come quelli della curva della Salernitana dalla parte opposta, per i quali comunque già il pari sarebbe un risultato importante. Pallone che passa, lotta Gabbionetta, chiuso Elasny, passaggio dietro Delia, alza il pallone su Gatto, attaccato e fermato da un ottimo Bernardini che gli toglie palla, serie di rimpalli, chiuso Bovo, può andare Laverone. Si ferma però Laverone. Modic, giro palla di Modic, sale a sinistra Delia, in sovrapposizione Giacomelli, la sterzata su Auger che lo lascia andare perché è già ammonito. Giacomelli, c'è spazio per Laverone, zona cross, Laverone, tutta la Salernitana dietro, Laverone al limite, prova l'imbucata, un muro però di maglie azzurre e granata, allontana la Salernitana ma recupera subito il Vicenza, fa fatica a tenere su palloni adesso la squadra di Torrente. Cinelli, forse un po' troppo presto per alzare le barricate quando manca mezz'ora alla fine. Urso, Sampirisi, prepara la giocata Sampirisi, si fa vedere Galano, ancora Galano, insiste Galano contro Moro, lì vicino Giacomelli, è partito a sinistra ancora Delia, palla prevedibile con Colombo a chiudere, rimessa con le mani però per Delia, rapidamente dietro Giacomelli, un po' lungo il tocco per Cinelli che non ci arriva, allora Gabbionetta cerca il contropiede, Gabbionetta strattonato, arriva il cartellino giallo per Cinelli, giallo per il numero 8 del Vicenza, eccolo il cartellino, sta arrivando adesso per Cinelli per questa trattenuta ai danni di Gabbionetta, giallo dunque per Cinelli al 19esimo, non era ammonito il capitano del Vicenza, ammonito Cinelli dopo Gagliardini, Auger e Bobo. Rimette nel taschino il cartellino giallo l'arbitro, calcio di punizione dunque, 4 ammoniti in tutto, 2 per parte. Bernardini, batte lungo Bernardini, buona la sponda, attenzione a Gabbionetta, cerca la porta, parata facile in questo caso di Vigorito. Primo tiro nel secondo tempo della Salernitana al 19esimo con Denilson Gabbionetta, sinistro scolastico però, parata facile in questo caso di Vigorito. Urso, Laverone, si oppone Bobo, palla che va lentamente in fallo laterale per la rimessa del Vicenza, si guarda intorno Laverone, tutti marcati i compagni, rimessa proprio davanti a Marino, si porta la palla in fallo laterale in questo caso Gatto, nessuno che gli dà l'appoggio, nessuno che gli detti il passaggio, allora Gatto se la porta fuori, rimessa che passa a Rossi. Moro, Empereur, Bernardini prova a tagliare il campo con questo lancio in una zona dove non c'è nessuno, Salernitana che sembra votata soprattutto la fase difensiva, poi quando può la squadra di Vincenzo Torrente prova a consegnare palla là davanti a Gabbionetta e al centravanti Donnarumma, insomma la preoccupazione maggiore della Salernitana è quella di non prendere gol, sembra abbastanza evidente. Cinelli, Cinelli, ancora Cinelli che si avvicina al limite, Cinelli allarga per Delia,
De Via al cross, palla interessante in mezzo, l'uscita del portiere Terracciano che fa valere la sua statura, tiene lì il pallone Terracciano. Ci abbiamo intanto a metà del secondo tempo, in corso il 21esimo minuto, sempre 0-0. Con tutta la calma possibile Terracciano, che poi la gioca lunga su Gabbionetti. Sbaglia lo stop, rimedia però Colombo. Va incontro Donnarumma. Ancora Donnarumma, salta un avversario, ancora Donnarumma. L'imbucata non è male, palla profonda sulla quale esce però in anticipo Vigorito prima di Bovo. Già ripartita o il Vicenza? Galano, Modic di prima, buono il lancio per Giacomelli, bello il controllo, bello però anche il lavoro in copertura di Gabbionetta con eleganza a chiudere. Lanzaro, sbagliato il rinvio, Cinelli, pallone in mezzo per Gatto, che allarga su Giacomelli, punta l'uomo, lo salta Giacomelli, area di rigore quasi, entra in area adesso, Giacomelli che insiste, parte il cross, Galano anticipato, mischia, insiste Urso, area di rigore per Urso, non riesce a tenere il pallone, allontanato alla fine da Bernardini. Vicenza in attacco anche con i difensori ormai, sale Sampierisi, tutta la Salernitana dietro, secondo tempo di sofferenza per la formazione granata, l'apertura a sinistra per Delia. Modic in verticale, Modic, Gatto non riesce a girarsi, allora Modic, Delia prepara il cross, ci ripensa e va lui, Delia in azione personale, ne evita un paio, in mezzo il pallone, Gatto prova a girarsi, ancora Gatto, libera il destro, Gatto va in porta, Gatto la tiene lì però il portiere Terracciano, secondo tiro della partita nello specchio della porta, conclusione di Gatto che stiamo rivedendo, si difende bene dall'attacco degli avversari, Gatto che poi libera il destro e al 22esimo chiama in causa, come stiamo rivedendo, il portiere della Salernitana Terracciano. Elasni, Modic, sono quattro i tentativi di tiro del Vicenza in questa ripresa. Cinelli dopo tre minuti, un tocco al lato, Urso al 13esimo, un destro al lato, Elasni al 15esimo, colpo di testa al lato, poi Gatto poco fa, tiro parato al 22esimo per la Salernitana, solo il tiro di Gabbionetta al 19esimo, tiro elementare parato facile dal portiere. Più Vicenza che non a Salernitana in questo secondo tempo, rimesse con le mani ancora per il Vicenza, effettuata da Delia, tra poco dentro Coda in attacco per la Salernitana, ma uscirà Gabbionetta, ha recuperato un buon pallone Auger, allarga Auger, parte Gabbionetta, tra poco verrà tolto, ancora Gabbionetta, quasi al limite, insiste Gabbionetta, raddoppiato Gabbionetta, calcio d'angolo a favore della Salernitana, protestano quelli del Vicenza. Vediamo se il cambio arriva subito, mentre arriva anche l'arbitro a richiamare i giocatori vicentini. Andiamo da Michele a Bortocampo. No, non arriverà subito per precisa indicazione di Torrente, che ha detto aspettiamo, battiamo questo calcio d'angolo e poi faremo il cambio. E allora Coda deve aspettare ancora qualche istante. Calcio d'angolo pronto Gabbionetta, sarà proprio lui ad uscire per dare spazio a Coda. In area di rigore sono arrivati anche i difensori, sale Bernardini, sta arrivando anche Colombo, grande traffico in area, Colombo primo palo, palla che spiove in mezzo, libera Elasni, Auger, si coordina Auger, il destro di Auger con palla fuori sotto la curva ai tifosi della Salernitana, il destro a lato di Auger. E allora andiamo da Michele Gallerani, mentre entra Coda e se ne va Donnarumma e non Gabbionetta. Michele, esatto, volevo proprio dirti quello, hai visto immediatamente che si è alzato il tabellone luminoso con il numero di Donnarumma, nel momento in cui ha chiesto di attendere per cambiare, per fare la sostituzione sul calcio d'angolo, ha anche contestualmente deciso Vincenzo Torrente di cambiare l'uomo da sostituire. E un Donnarumma che non è uscito particolarmente contento, ma allo stesso tempo ha chiesto a Coda di stare molto vicino a Gabbionetta, di cercare di dare un cambio alla partita. Bovo ha recuperato un buon pallone, Bovo fino in fondo, chiuso però dal ritorno di Sampierisi, passaggio per Urso, si gira Urso e va al rilancio, Empereur a chiudere, Auger, dunque è entrato Coda a fare la punta di fianco a Gabbionetta. Ora Colombo al cross con il corpo Cinelli, palla in fallo laterale. Sinceramente tra Gabbionetta e Donnarumma quello che aveva fatto meglio nel complesso finora è stato Gabbionetta, non ha fatto cose clamorose, ma insomma Donnarumma oggi non è che si sia visto molto.
prova ad andarsene intanto Giacomelli, che conquista la rimessa con le mani. Rimessa allora a favore del Vicenza, superata la metà della ripresa, siamo al 25esimo, 20 alla fine più recupero. Parte un lancio da dimenticare qui per il Vicenza, perché le punte stavano rientrando. Terracciano, Empereur, Rasoterra in avanti, sbuca Bovo, ancora Bovo, riesce a passare in mezzo a due, Bovo evita Modic, Coda allarga il gioco, Coda, Colombo prepara il cross, palla per Coda, l'uscita del portiere Vigorito, non male il cross di Colombo, Coda ci credeva, ma Vigorito con i pugni libera. La ripartenza del Vicenza, Cinelli, Galano contro Empereur, in mezzo Galano, Cinelli, Ogier a chiudere, commette fallo, no, si gioca, ci ha pensato un attimo l'arbitro, poi fa andare Ogier, ancora Ogier, si complica un po' la vita da solo, poi è bravo a conquistarsi calcio e punizione, punizione contestata dalla Vicenza, attenzione all'arbitro che va verso i giocatori vicentini, anche da Pasquale Marino, l'arbitro richiama la panchina del Vicenza, Marino contesta la decisione, Saia resta lì, duello tra due siciliani, Saia e Pasquale Marino, che si intendono con un gesto, poi si allontana l'arbitro di Palermo. Questo è l'episodio, un contatto su Ogier, punito all'arbitro con il calcio di punizione, la spintarella di Laveroni. Calcio di punizione a favore della Salernitana, Empereur, palla sul limite dell'area, Coda, Gabionetta, Coda non recupera perché c'è Lasny in anticipo, e Lasny che la mette in fallo laterale, rimette la testa avanti in zona d'attacco la Salernitana, cosa che non faceva da un po'. Empereur cerca il corridoio, parte Coda in ritardo però rispetto a Sampirisi, Sampirisi al rinvio, Gatto fermato da Morgo, la butta lunga, palla che rimbalza sul dischetto e poi la tiene lì Vigorito. Quasi mezz'ora nel secondo tempo, quando riparte Delia, allarga su Cinelli, ancora Cinelli che evita Ogier che non può andare in tackle essendo ammonito. Urso, l'appoggio laterale di Urso per Laverone, ancora due cambi il Vicenza, così come ne ha due la Salernitana. Modic, ora la sponda, Laverone, Laverone di fisico, Bovo lo ferma, poi Moro, Coda, buono il tocco, contropiede, Coda per Gabionetta, in mezzo a rimorchio arriva Coda, Gabionetta velocissimo in area di rigore con Sampirisi, l'uscita del portiere, palla recuperata da Vigorito. In queste situazioni può essere molto utile Gabionetta con la sua velocità, probabilmente ha fatto bene a lasciarlo in campo Torrente. Pallone per Giacomelli, Cinelli, finale di partita nel quale tutto può accadere, Vicenza che attacca a pieno organico, cerca la vittoria, da sinistra Delia, Salernitana che però resiste, stringe i denti quando può, punge in contropiede, parte il cross profondo in aria, Galano in avvitamento, diventa quasi un assist, nessuno pronto a approfittarne, si gioca Giacomelli, ancora Delia, cross in mezzo, allontana la Salernitana, recupera e poi va alla conclusione, esterno però Modic, palla sul fondo, pericolo poco prima dentro l'area di rigore quando Galano, come vediamo, sbuca alle spalle di tutti in acrobazia, tocca il pallone in mezzo, non ci può arrivare però Gatto. Questo invece è il contropiede di prima, Sampirisi che chiude su Gabionetta, rimessa con le mani a favore della Vicenza, Laverone, Modic, Elasny, Elasny allarga per Delia, sicuramente migliore il secondo tempo del Vicenza rispetto al primo, ma non basta per ora perché la Salernitana tiene, rimessa con le mani sulla chiusura in fallo laterale di Ogier, già effettuata la rimessa, Cinelli, Cinelli costringe Sampirisi ad arretrare per recuperare palla, ancora Sampirisi, nuovo pallone in orizzontale ma siamo lontanissimi dalla porta, pallone appoggiato ora su Giacomelli che accelera, lo scatto di Giacomelli, palla per Gatto, Gatto in mezzo, Urso è libero tutto a destra, Laverone l'ha visto Urso, Laverone prepara il cross, va ad effettuarlo, si oppone però Rossi, palla che spiove, Modic mischia al limite, allontana in qualche modo Lanzaro, poi Empereur, l'ultimo a toccare è stato Urso, la rimessa è per la Salernitana, si allontana Empereur,
Rimessa dunque affidata a Rossi. Mezz'ora esatta in questo momento. 15 minuti da giocare, poi recupero. Bobo. Gabbionetta giù, ma non c'è nulla. Elasny. Sampirisi. Modic. L'apertura del Bosnia con Giacomelli. Giacomelli parte molto lontano dall'area di rigore. Giacomelli, anche Gatto arretra, ma alla fine manca un riferimento fisso là in attacco al Vicenza. Urso, sempre palla in orizzontale. Urso, Giacomelli, punta Auger, lo fa andare ancora Giacomelli, ne salta un paio, parte il cross, mischia Cinelli contro due, non c'è niente in questo caso, solo il tocco di Cinelli. E allora rimessa dal fondo, sbuffa Cinelli, rivediamo lo spunto, cross di Giacomelli col braccio sinistro, però Lanzaro l'aveva praticamente attaccato al corpo, la palla gli va a sbattere sul braccio sinistro, non c'è niente, come ha fatto chiaramente capire Saia. Terracciano chiede ai suoi di salire, pronto il rilancio di Terracciano. Per la Salernitana sarebbe il quinto pareggio fuori casa su 8 gare lontane dalla Recchi, per il Vicenza sarebbe il sesto pareggio in casa su 8 partite. Pallone affidato all'arbitro al Vicenza, c'è fallo e calcio di punizione. Si allontana Lanzaro, punizione già battuta a Giacomelli. Auger gli toglie il pallone, ancora Auger, Giacomelli per ultimo, la rimessa della Salernitana. Si sta comunque gestendo Moses Auger, eccolo qua, che è stato ammonito nel primo tempo al 23esimo, ha giocato tutta la partita con un giallo sulle spalle, ma non per questo ha fatto mancare il suo apporto alla squadra. Con le mani Colombo, palleggio per Auger, prova a chiudere il triangolo lunghissimo con Coda che si impegna, ma è già lì Sampirisi. Laverone, Galano, Laverone, palla alzata su Urso, Empereur, sbuca Galano, ancora Galano, fino in fondo Galano, una spallata di Empereur, arriva il guardalinea, rimessa dal fondo, protesta molto Galano, attenzione perché sta arrivando l'arbitro, sta arrivando Saia perché Galano è lì col guardalinea, continua a parlare con l'assistente dell'arbitro Galano, Saia dice basta così, rivediamo, e forse l'ultimo tocco sullo stinco di Galano, anche se non è facilissimo da vedere, che sono entrati praticamente in contemporanea i due. Rinvio lungo di Terracciano, sfiora Coda, Sampirisi su Gabbionetta, buon lavoro di Sampirisi, poi Delia, Giacomelli fermato, ancora pallone all'indietro e Lasny, Modic, sta arrivando Moro, Modic resiste e Lasny tiene palla il Vicenza, ma l'aggressione della Salernitana con Colombo porta buoni risultati. Ancora Colombo, la caccia del pallone, attenzione perché arriva un giallo per il giocatore della Salernitana, giallo per lui, cartellino per Colombo che protesta la sua innocenza, in questo caso l'arbitro è arrivato deciso col cartellino giallo, attenzione perché Colombo continua a dire al suo avversario che il fallo non c'era, poi saggiamente sceglie di allontanarsi. Riccardo Colombo ammonito, e questo è un giallo pesante perché era diffidato, vediamo l'intervento, diciamo che lo prende, entra in ritardo Colombo, queste sono entrate che a prescindere andrebbero evitate, ma a maggior ragione in questo caso dove il pallone non lo prendi, un giallo ci sta, e dunque Colombo salterà la gara con il Livorno di mercoledì perché Colombo era in diffida. Giallo pesante al 34esimo, dovrà trovare un altro esterno destro in difesa Vincenzo Torrente, mercoledì all'Ardenza contro il Livorno di Bortolo Mutti. La rimessa con le mani per Laverone, Gatto fermato sul rimpallo, l'ultimo a toccare lui, la rimessa allora per Rossi. I minuti scorrono, siamo all'80esimo, intravede la possibilità di portare a casa il punto la Salernitana, che è ciò che voleva. Gabbionetta chiuso, Modic, Laverone col ginocchio, Laverone per ultimo, ha visto bene guardaline, la rimessa per Popo che poi lascia Rossi, con le mani Rossi, Coda, Gabbionetta contro Sampirisi, d'esperienza Sampirisi, Sampirisi allarga, Giacomelli, Delia,
Delia parte, prende velocità, ancora Delia, salta netto l'avversario, ne salta un paio, ancora Delia, 50 metri palla al piede, Delia quasi al limite, pallone troppo forte per Gatto, spreca tutto dopo una grande azione Delia con un tocco troppo veloce, regala il pallone a Terracciano, non ci poteva arrivare mai Gatto su un pallone così lungo. E allora il rilancio di Terracciano mentre Torrente parla con i suoi, in questo caso sta parlando con Rossi. Torna in avanti il Vicenza però, Giacomelli contro Lanzaro, Giacomelli di tacco numero, area di rigore, a terra Giacomelli, arriva l'arbitro, giallo per Giacomelli per simulazione, giallo per Giacomelli, accusato di simulazione, Lanzaro si allontana, era andato lui a chiudere su Giacomelli, che secondo Saia si è lasciato andare. Andiamo da Michele a Bordocampo. Michele, sì, hai detto che Torrente stava parlando con Rossi, in realtà era Rossi che stava parlando con Torrente, stava comunicando che Davide Moro ha i crampi, perché Torrente ha chiesto a Moro quali fossero le condizioni e Moro lo ha rassicurato che può tranquillamente mantenere il campo fino alla fine. E attenzione, una spintarella con la mano sulla schiena di Lanzaro c'era, una spintarella c'era. Se non vuoi fischiare calcio di rigore, ma direi che la simulazione è eccessiva, anche perché Giacomelli era diffidato e dunque salterà la partita di La Spezia, ed è una brutta botta questa per Marino, perché perderà Giacomelli in un momento in cui non è che già là davanti le alternative abbondino per il Vicenza. Giacomelli era in diffida e questo cartellino gli farà saltare La Spezia. Attacca Rossi, Rossi, Rossi contro la Verone, palla che rimane lì, ancora Rossi, fa passare il pallone, Coda prova il cross, smanaccia il portiere Vigorito, riparte allora il Vicenza. Dunque due ammonizioni pesanti in questo finale, quella di Colombo che era diffidato e salta il Livorno, quella di Giacomelli che era diffidato e salta lo Spezia. Episodio che era accaduto al 35esimo, una mano galeotta di Lanzaro sulla schiena di Giacomelli, non una cosa clamorosa, però si è preso un rischio lì Lanzaro. Sicuramente non era simulazione, perché comunque la spintarella l'ha sentita Giacomelli. Nelle file del Vicenza sta per uscire Gatto, dentro Pettinari, tutto questo alla fine dell'azione, un centravanti per un altro col numero 20 Pettinari al posto del 28 Gatto. Pettinari dunque che giocherà certamente a La Spezia, visto che Giacomelli verrà squalificato per un turno. La Verone, Empereur, Rossi, Campionetta, torneranno alla Spezia per il Vicenza dopo le squalifiche Rajcevic e Mantovani, anzi direi che sarà Rajcevic a ben vedere e non Pettinari il sostituto dello squalificato Giacomelli. Si prosegue all'indietro Galano, torna dunque Rajcevic dopo tre turni di squalifica, sarà lui titolare alla Spezia con ogni probabilità. Tanto Pettinari continua a scaldarsi perché il gioco non si ferma e non può entrare. Giacomelli, l'imbucata di Giacomelli, Gatto al limite, Gatto prova a girarsi, in sovrapposizione c'è anche Delia. Giacomelli, Giacomelli è libero a destra, Laverone l'ha visto, prepara il cross Laverone, va ad effettuarlo troppo sul portiere, sbaglia però l'uscita Terracciano, rimedia in qualche modo Lanzaro, brutta uscita di Terracciano che si è proprio sdraiato sfiorando solo il pallone. Insiste il Vicenza, Elasni, 39esimo in corso, Gatto, 6 minuti alla fine più recupero, l'urlo dello stadio Menti a spingere il Vicenza, ma la Salernitana tiene lo 0-0, salirebbe a 16 punti la Salernitana, a 20 il Vicenza, Vicenza a metà classifica, mentre arriva il cambio, fuori dunque con la maglia numero 28 Gatto, fatto quello che ha potuto oggi ma non è riuscito a lasciare il segno, al suo posto dentro Pettinari quando siamo al 39esimo nella ripresa. Cambio nella Salernitana dove sta per entrare Eusepi in attacco e adesso sì, esce Campionetta, dunque dentro col numero 19 Eusepi e fuori Campionetta che evidentemente ha dato tutto quello che aveva. Gli ultimi 5 minuti più recupero per Eusepi che va a fare coppia con Coda, sono entrati nello stesso momento due attaccanti, Eusepi da una parte e Pettinari dall'altra, dunque Eusepi più Coda per questo finale a disposizione di Torrente. Urso, Sampirisi, può partire la Verone,
si allunga il pallone, lo perde, glielo toglie di netto Rossi. Bovo, Rossi a cercare Code in mezzo, palla troppo bassa, c'è Elasny sul disimpegno Cinelli, parte il lancio profondo su Galano, Empereur ha capito tutto e va a chiudere, palla tenuta dentro da Rossi. Eusepi appena entrato, lotta Eusepi, di forza Eusepi, buon pallone, Coda al volo, spreca malamente una grande occasione in contropiede, Coda liberato bene dentro l'area di rigore da Eusepi appena entrato, rivediamo tutto, di fisico Eusepi, si difende dall'attacco di Sampirisi, bello il pallone, Coda al volo, non trova lo specchio nella porta, apre male il destro, Coda all'85esimo, forse la migliore palla gol di questo secondo tempo, l'ha avuta Coda per la Salernitana. La risposta del Vicenza, deve stare attento a non farsi beffare in contropiede, se ne va Giacomelli, prova lui ad andarsene ancora, un dribbling di troppo, c'è deviazione, calcio d'angolo, boato della curva mentre va alla bandierina rapidamente Giacomelli, terzo corner per il Vicenza, Pettinari in attesa del pallone dentro l'area di rigore, sul primo palo anche Cinelli, sale anche Elasny, parte Giacomelli, palla forte in mezzo, allontana però la Salernitana con Coda che prima si è mangiato il gol del possibile 1-0, tutto il Vicenza avanti, parte il lancio, Pettinari di testa, ancora Pettinari, il tocco per Galano che scatta in piena area, colpo di tacco con un po' di fortuna Empereur, poi rimedia ancora Empereur, Moro, Rossi in avanti, Eusepi finisce a terra, c'è fallo, l'esperienza d'astuzia qui va a conquistarsi la punizione Eusepi per il contatto con Urso, calcio di punizione per la formazione di Vincenzo Torrente, Saia chiede di sbrigarsi ai giocatori della Salernitana, adesso sta parlando con Empereur, è lui che batte questo calcio di punizione, palla che passa, fallo però di Eusepi mentre Coda va al tiro, aveva comunque calciato fuori Coda, ma il fallo è di Eusepi, calcio di punizione allora per Vigorito, buono l'impatto sulla gara di Eusepi appena entrato, 42 minuti e 15, meno di 3 al 90esimo, poi però ci sarà recupero, saranno almeno 2 minuti di recupero visto che ci sono stati 4 cambi, sono 30 secondi a cambio, totale 2 minuti, ci sono però ancora 2 cambi possibili, uno per parte, lancio per Pettinari, Pettinari di tacco, buono il numero, la Verone, zona cross, la mette in mezzo, a rimorchio non c'è nessuno, allontana la Salernitana, arriva Modic, Galano, apertura per Delia, Delia lascia per Giacomelli, sfida Ogier, ancora Giacomelli, lo manda a vuoto, Giacomelli al cross, allontana di testa Bernardini, Modic col sinistro, pallone sporcato che passa, lo tiene lì Terracciano, all'87esimo la parata di Terracciano sul tentativo del bosniaco Modic, canta il pubblico del Menti sperando in un colpo di scena in extremis, la Salernitana però stringe i denti, vuole portare a casa il punto, eccola la curva del Romeo Menti, pallone rilanciato Sampirisi, Moro a cercare subito Coda, l'aggancio, Coda, forse un tocco di mano di Elasny, le proteste, ma credo anche in caso di tocco di mano fosse involontario, erano vicinissimi i due, aveva cercato l'aggancio a rientrare Coda su Elasny che si è opposto, erano praticamente uno attaccato all'altro, Urso, Modic, passaggio per Cinelli che allarga per Giacomelli, 43-40, Giacomelli poco più di un minuto al 90esimo, Giacomelli apre tutto, sta arrivando la Verone, attenzione a Pettinari in mezzo, c'è anche Galano in aria, la Verone al cross, si oppone però Rossi che evita anche calcio d'angolo, palla in fallo laterale, comincia l'ultimo minuto di partita, poi recupero, se non ci sono altri cambi saranno credo 2 minuti di recupero, rimessa laterale effettuata, pallone riconquistato ancora dalla Vicenza, dopo la rimessa lotta la Verone, la palla è fuori, rimessa per la Salernitana in questo caso, è avvenuto tutto davanti alle guardaline, confermo saranno 2 minuti di recupero, abbastanza singolare che non si giochi l'ultimo cambio, Pasquale Marino, un cambio che potrebbe servirgli per allungare di almeno un minuto la partita, il colpo di tacco è buono, Pettinari, zona tiro, murato però Pettinari, allontana Moro, la butta lunga ma c'è Elasny, se sceglie di effettuare un ultimo cambio Marino allunga la partita a 3 minuti di recupero perché sarebbe il quinto cambio, ma Marino il cambio non se lo sta giocando, perde palla Delia, Ogier che la tiene, si gira e va al rilancio, pallone intercettato da Modic,
Palleggio di Modic, poi Sampirisi. Novantesimo adesso, segnalati i due minuti di recupero. Due di recupero, che da regolamento ci stanno assolutamente. Passaggio in avanti per Bovo. Inseguito Bovo, resiste, poi si ferma. L'arbitro lascia andare, Bovo voleva il fallo di Urso che non c'è. Galano contro Moro, ancora Galano e Moro. Galano, il tocco, la Verona all'indietro. Urso, Urso prepara il traversone, lo effettua adesso, palla bassa in area, attenzione inserimento di Galano. Galano, Galano, area di rigore, Galano! Terracciano con i pugni, allontana al 91esimo, occasione per Galano. Poi c'è un intervento di Empereur sul quale l'arbitro lascia andare. Ha recuperato però subito Sampirisi. Occasione nel finale dunque al 45esimo e 30 secondi con Galano che arriva davanti al portiere ma viene chiuso. Grande anticipo in questo caso con il contropiede di Colombo. Porta avanti il pallone Colombo. In mezzo c'è Coda, da quest'altra parte sta arrivando Bovo. Servito Bovo, quasi al limite Bovo. Bovo fa tutto da solo, ancora Bovo si infila, arriva davanti al portiere, poi risolve la situazione Lasny prima dell'arrivo del portiere Vigorito. 46 e 10 secondi, 50 secondi alla fine. Ultima azione della partita ed è la Vicenza, si oppone Moro, stringe i denti anche Moro che è molto stanco. Effettuata la rimessa, Laverone, ancora servito Laverone. Laverone al cross, la butta al limite ma c'è Auger che stoppa e rilancia, scaraventa la palla nella propria panchina. Auger con le mani Laverone, Modic, c'è ancora tempo, non molto, 25 secondi, Laverone al traversone, palla direttamente tra le braccia di Terracciano che si sdraia sul pallone. E su questo intervento probabilmente il match si chiude con questo pareggio che soddisfa sicuramente più la Salernitana. Questa intanto l'occasione di prima, Galano davanti al portiere non riesce ad angolare, si oppone Terracciano. 47 in questo momento e l'arbitro puntualmente fischia la fine. È 0-0 al Romeo Menti tra Vicenza e Salernitana. Continua a non vincere in casa il Vicenza che ha vinto solo una partita sulle 8 giocate qui al Menti. Per la Salernitana un pareggio che fa classifica, sale a 16 la Salernitana, a 20 il Vicenza. Super spot, poi torniamo. Bene, eccoci, è appena finita la gara qui a Vicenza, uno dei due posticipi di questa domenica, 0-0 tra Vicenza e Salernitana. Il Vicenza dunque non vince, l'unica gara vinta rimane quella con l'Ascoli 3-0 a inizio novembre, sale a 20 punti, rimane comunque lontana dalla zona playoff per ora la squadra biancorossa, mentre la Salernitana si stacca da quota 15, sale a 16 e adesso spera di andare a far punti all'Ardenza mercoledì per allontanarsi dalla zona rischio della classifica. Un Vicenza che ha sperato fino all'ultimo minuto di portare a casa la vittoria, tra i più brillanti anche Giacomelli che con la sua velocità nel secondo tempo ha cercato di dare una scossa alla squadra, ma tutto questo non è servito. Un paio di interventi di Terracciano, anche se la Salernitana di contropiede nel finale ha avuto una buona chance all'85esimo con Coda che è sbucato solo davanti al portiere, ben servito da Eusepi, ma Coda ha calciato malamente sul fondo. In attesa delle voci dal campo, tra poco con Michele Gallerani, vi ricordo adesso il calendario. Mercoledì si torna subito in campo per la 17esima di campionato, il Vicenza sarà a La Spezia, stadio Alberto Picco, la Salernitana mercoledì sarà a Livorno. Poi tra una settimana la Salernitana tornerà in casa con l'Ascoli, mentre il Vicenza tornerà qui in casa contro il Brescia. La prossima sarà quella di mercoledì, la quintultima giornata di andata. Va anche ricordato che il campionato di B sotto Natale si giocherà il 23 di dicembre, si giocherà il 27 di dicembre e sarà l'ultima gara prima della pausa fino al 16 di gennaio. Vedremo con quale classifica arriveranno alla pausa di fine dicembre Vicenza e Salernitana. Certo è che il Vicenza forse da questa partita si aspettava qualcosina in più. Allora, Michele è pronto, andiamo a bordo campo con Michele Gallerani e le voci con Giacomelli dei protagonisti. Eccoci qua con l'uomo che secondo noi ha dato maggior vivacità all'attacco del Vicenza, ma non è bastato oggi, Stefano. Ce l'abbiamo messo tutta su quello. Non ci sono dubbi, ci abbiamo provato, sapevamo che era una partita difficile, volevamo vincerla a tutti i costi, non ci siamo riusciti, si sono difesi bene anche se abbiamo rischiato pochissimo e abbiamo creato anche più di una palla gol. Purtroppo è un periodo che gira un po' così,
dobbiamo prendere le cose per come vanno, continuare a lavorare sodo e mettercela il più possibile per tornare alla vittoria. Diciamo che le occasioni che loro hanno avuto le hanno avute nel primo tempo, come se glielo aveste quasi concesso, poi la partita è cambiata totalmente nel secondo. Sì, se ricordando il primo tempo comunque abbiamo fatto qualche errore e abbiamo rischiato qualcosa, però penso che sotto il piano del gioco anche nel secondo tempo Vicenza ha dimostrato che gioca a calcio e che ce l'ha messa, ci ha provato in tutti i modi giocando palla a terra per provare a vincere la partita. Dispiace tanto perché comunque volevamo riscattare la prova di Terni, che era stata una prova brutta. Adesso io sarò squalificato domenica e mercoledì, sicuramente i miei compagni andranno a lottare alla Spezia per portare a casa il massimo. Tu ti concentrerai già per la partita con il Brescia qui sabato prossimo, una settimana molto intensa dalla quale si potrebbe uscire con punti preziosi per la classifica. Sì, per noi è fondamentale fare i punti, andremo alla Spezia per guadagnare il massimo, sabato sarà un'altra partita fondamentale per noi contro il Brescia, quindi prepariamo partita per partita cercando di portare a casa sempre il massimo. Grazie a Giacomelli, a te Antonio. Grazie, dunque siamo in chiusura di questo collegamento da Vicenza, tra poco in studio per i commenti sulle gare del pomeriggio di Serie A e Serie B. Io ringrazio tecnici e operatori che hanno lavorato oggi allo stadio Menti, per il lavoro a bordo campo Michele Gallerani, per la regia Sky Stefano Balbo, per la produzione Sky Roberto Benelli. Da Antonio Nucera grazie a tutti per l'attenzione, vi ricordo il finale dunque allo stadio Menti, Vicenza e Salernitana, si è chiusa sullo 0-0. È tutto, gentili signore e signori, buonasera. We'll be right back.